Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar, a questo evento live organizzato dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le informazioni bibliografiche. Molti di voi hanno ormai imparato a conoscermi, visto il bombardamento di mail. Sono Egidio Incelli e sono mascherato per motivi naturalmente legati alle normative anti-Covid e per la limitazione del rischio. Siccome oggi tutti i relatori che esporranno le proprie relazioni, che parleranno con voi di questi progetti che vogliamo presentarvi, si trovano qui, abbiamo adottato alcune misure precauzionali di particolare rigore. Siamo tutti molto molto distanziati, entriamo in stanza uno per volta, tuttavia usiamo una postazione unica, quindi volevo avvertirvi che tra un intervento e l'altro passerà un minuto e mezzo per la sanificazione della postazione. Al di là di questo, ribadisco quanto già indicato nelle istruzioni che vi ho inviato via mail. Purtroppo, per ragioni tecnico-organizzative e anche di tenuta dell'evento live, abbiamo preferito non consentire, a livello tecnico naturalmente, non a livello umano, un'interazione diretta tra noi e voi tramite videocamera e microfono. Altrimenti l'evento sarebbe potuto, diciamo, diventare ingestibile a un certo punto e soprattutto la rete avrebbe potuto abbandonarci e questo non doveva assolutamente succedere. Potete interagire con noi attraverso la funzione Q&A, come spiegato nel PDF di istruzioni che vi ho mandato. Tutte le vostre domande vengono ricevute qui in IQ. Chi invia una domanda con la modalità Q&A, la invia a noi, quindi la vede lui che l'ha inviata o lei che l'ha inviata e noi qui in IQ. Procederemo insieme ai colleghi, man mano che l'evento va avanti, a pubblicare, determinate domande in modo tale che siano visibili a tutti per rispondere nello spazio dedicato in questa giornata alle vostre domande. Per tutte quelle domande che non facessimo in tempo a processare oppure che non avessimo tempo di approfondire, perché comunque sia, altrimenti rimarremo qui molte, molte ore e sappiamo quanto sia stressante parlare di fronte a uno schermo, ascoltare questi eventi, prepareremo un documento che poi invieremo a tutti i poli con le risposte, ai quesiti che non siamo stati in grado di affrontare per ragioni di tempo nella giornata di oggi. Adesso non rubo ulteriore tempo all'evento, ai suoi contenuti e lascio la parola al direttore Simonetta Buttò che vuole porgere i suoi saluti e illustrarvi un po' di cosa si parlerà oggi. Grazie. Siamo pronti? Ok, grazie. Allora, benvenuti a tutti voi che rappresentate i Poli SBN, la nostra comunità, e grazie per aver accettato il nostro invito. L'incontro di oggi avrà come finalità principale quella di condividere, esaminare insieme le linee portanti dei progetti che l'IQ sta realizzando oramai da mesi. Molti di voi ricorderanno quella assemblea generale dei Poli SBN che organizzammo il 24 giugno del 2015 nella sala conferenze della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, alla presenza del ministro e
del ministro Franceschini, la presenza dell'allora direttore generale, del consiglio, del presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici, proprio per avviare un dialogo più serrato all'interno della nostra comunità. All'epoca il Comitato Nazionale di Coordinamento aveva deliberato, era il maggio del 2014, ricorderete, di scegliere la formula dell'Assemblea per raccogliere contributi e riflettere insieme sul futuro e il rilancio del Servizio Bibliotecario Nazionale, in una prospettiva di sostenibilità e di cooperazione. Le numerose riforme degli assetti istituzionali in questi ultimi anni nel nostro Ministero, ma anche in altri settori della pubblica amministrazione e negli enti di ricerca, ha reso impossibile dare a questi incontri la continuità che pur avremmo desiderato. E da molto tempo stiamo cercando di dare alla governance dei nostri servizi nazionali un'impronta più moderna e sostenibile, essendo ormai del tutto impraticabile il complesso meccanismo di nomine previste a cascata dal protocollo di intesa del 2009. Come ICU noi stiamo cercando in tutti i modi, con i nostri interlocutori di ieri e con quelli di oggi, di trovare la soluzione adeguata ai tempi che viviamo. Senza rinunciare però ai valori della nostra comunità e soprattutto al dialogo con i territori. Però è proprio dagli spunti emersi in quella occasione di incontro che qui all'ICU abbiamo avviato una riflessione, un'analisi per il potenziamento e il rilancio di SBN e in generale dei servizi bibliografici nazionali, grazie anche alla costituzione di gruppi di lavoro appositamente formati e che diciamo, chiamavano a raccolta i rappresentanti di tutti i partner della rete, proprio per riflettere sul sistema nazionale di accesso ai documenti e chiedendo di riattivare le energie e lo studio anche sui territori. Il tentativo di rilancio, il potenziamento di SBN ha coinvolto dunque tutte le biblioteche e i bibliotecari in un impegno a tutto tondo, che da una parte richiama l'esigenza di una evoluzione tecnologica, ma dall'altra, come è ovvio, riguarda il miglioramento dell'offerta agli utenti, la migliore aderenza del servizio agli standard internazionali, l'apertura e l'interoperabilità dei dati, il miglioramento della comunicazione con un pubblico più vasto e non da ultimo la sua sostenibilità economica. Noi eravamo già consapevoli allora, ma la pandemia ce l'ha drammaticamente evidenziato, del valore strategico dei progetti per la digitalizzazione del patrimonio culturale realizzati almeno negli ultimi 15 anni in tutte le biblioteche e gli istituti di cultura italiani grazie a finanziamenti nazionali ed europei. Sapevamo anche, e l'abbiamo dovuto toccare con mano in questi mesi, che l'ostacolo da affrontare risiedeva principalmente nella estrema frammentarietà delle risorse digitali prodotte in Italia. Non solo perché il nostro paese, per motivi storici che conosciamo, presenta una disseminazione delle testimonianze culturali in ogni angolo del territorio, questa è anche una grande ricchezza che lo rende unico in Europa, ma anche per la difficoltà di reperire una tale ricchezza e di fruirne. In Italia oggi è disponibile una grande quantità di risorse e contenuti digitali, molto più di quanto immaginiamo, tutte estremamente utili per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale, però purtroppo il proliferare di basi dati molto specialistiche, ad esempio quelle realizzate dalle università e dai centri di ricerca, oppure di risorse digitali residenti in repository di interesse locale, tag digitali spesso di piccole dimensioni, rese invisibili dall'occultamento in siti web scarsamente conosciuti o instabili, ha nuociuto molto alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale digitale. Una teca digitale priva di utenza diventa immediatamente del tutto irrilevante nella vastità della rete, annega nel mare del web, per così dire, semplicemente se è povera di utenti non esiste.
Abbiamo dunque puntato, ma c'è ancora molto da fare, sul recupero di questo digitale sommerso, come lo abbiamo chiamato, per far emergere dai siti delle più diverse istituzioni le tante risorse digitali prodotte, spesso grazie a fondi pubblici, per garantire la consultabilità, la loro consultabilità al pubblico più vasto possibile e anche per orientare correttamente le scelte anche di parte politica in vista di progetti futuri sul tema del digitale. Quasi 1 milione di record bibliografici in SBN sono arricchiti da un link diretto alla risorsa digitale. Ma oggi il Recovery Fund, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il programma di investimenti che l'Italia deve presentare alla Commissione europea nell'ambito del Next Generation EU, cioè lo strumento per rispondere alla crisi pandemica provocata dal Covid-19, ci vedono pronti a dare il nostro contributo, naturalmente nel settore di nostra competenza. E SBN oggi rappresenta una realtà imprescindibile per l'accesso al patrimonio bibliografico, analogico o digitale che sia, e la più grande vetrina del patrimonio culturale nazionale in rete. Ogni anno si conta una media di oltre 80 milioni di ricerche effettuate dal pubblico e decine di milioni di prestiti. Non è un caso che SBN è l'unico prodotto dei beni culturali che sia stato inserito dall'AGID nel piano triennale per l'informatica 2019-2021, in quel numero ristretto di basi dati di interesse nazionale rilevanti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della pubblica amministrazione a livello nazionale e internazionale, perché riconosciute come fonti affidabili, autentiche, ufficiali di dati necessari per la costruzione di servizi pubblici. Per valorizzare questo servizio e renderlo disponibile a un pubblico più vasto che va oltre l'utenza specializzata, abbiamo progettato un nuovo modello informativo che abbiamo chiamato Sistema di Ricerca Integrato, nel quale i dati presenti nell'indice SBN, nella Biblioteca Digitale di Internet Culturale e nei singoli database specialistici gestiti dall'ICCU saranno tutti contemporaneamente accessibili a partire da un unico punto d'accesso, un portale che abbiamo chiamato Alfabetica, una piattaforma di servizi informativi in grado di offrire al pubblico una nuova esperienza di navigazione fra record di catalogo arricchiti e risorse digitali anche di natura diversa da quella strettamente bibliografica. Dal punto di vista tecnico e informatico, il lavoro che abbiamo affrontato è stato molto complesso e ha assorbito tutte le nostre energie degli ultimi 2 anni. A parte l'indice SBN che rappresenta il centro del sistema e non è stato sottoposto a modifiche, le altre basi dati sono state completamente reingegnerizzate, ottimizzate, per raccordarsi col sistema di riferimento, con il cuore del sistema che è appunto l'indice. Quello che vogliamo ottenere con il sistema di ricerca avanzato, cioè il motore che sta dietro le quinte, e insieme col portale Alfabetica che consente al pubblico di accedervi, è un'operazione che abbiamo definito appunto di empowerment, che di potenziamento, che consenta al pubblico di utilizzare facilmente le funzionalità più avanzate e complesse che sono presenti nel sistema informativo e che i dati di qualità del nostro catalogo collettivo, che sono dettagliati, uniformati, standardizzati e interoperabili, permettono ampiamente. L'investimento di energie e lavoro sul catalogo e sul patrimonio culturale digitale è la vera sfida di oggi per affrontare, per impostare una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva, che veda in campo i nostri territori, il mondo della cultura, delle imprese, delle università e degli enti di ricerca. Lo sviluppo di nuovi servizi per l'accesso e la diffusione di contenuti culturali che tengano conto dell'interazione con gli utenti potrà avere, a nostro modo di vedere, effetti molto significativi in termini di impatto anche sul sistema produttivo, soprattutto per generare in futuro nuovi modelli di impresa o di rinnovamento delle attività esistenti. Come dice la Convenzione di Faro, recentemente ratificata dal governo italiano all'articolo 14, il sistema digitale diventa parte integrante, se non fondamentale, per la fruizione dell'eredità culturale,
creare un supporto digitale vuol dire abbattere gli ostacoli all'accesso dei contenuti culturali, supportare la valorizzazione e la conservazione. E allora non si tratta solo di contrapporre un supporto di lettura e di informazione tradizionale con uno tecnologico e digitale, ma di riflettere sulla possibilità che la grande quantità di risorse e contenuti digitali oggi disponibili ed estremamente utili per l'istruzione, l'apprendimento, la valorizzazione del nostro patrimonio culturale possa diventare oggetto di una governance consapevole, orientata all'elaborazione critica e alla conoscenza. Per questo obiettivo, per ottenere questo obiettivo è necessario puntare sulla qualità che rappresenta anche nell'ambiente digitale la base per sviluppare l'abitudine al ragionamento, all'approfondimento, alla ricerca, alla libertà di pensiero. Caratteristiche queste che noi oggi siamo soliti collegare alla lettura e all'informazione su supporti tradizionali. Alla base dei nostri progetti e di questo progetto in particolare c'è dunque una visione complessiva del mondo delle biblioteche, che è un insieme complesso, come voi sapete, e interistituzionale, nel quale convivono realtà e dunque anche porzioni di pubblico, anche molto differenti fra loro, ma tutte ugualmente importanti, anzi indispensabili, per attuare una politica culturale ampia e di ampio respiro. Una prospettiva di tale portata, come abbiamo visto, non può prescindere dagli elementi di qualità: qualità del catalogo, qualità dei dati, qualità delle risorse digitali. È stata dunque parallelamente avviata una riflessione che ha riguardato lo sviluppo di un sistema gestionale innovativo, non solo per la descrizione, ma anche per la gestione del patrimonio, incluso quello digitale o digitalizzato, e di tutte le attività che si svolgono nelle biblioteche. L'altro progetto di cui parleremo, infatti, è SBN Cloud, ed è un progetto tutto rivolto all'interno della nostra comunità e legato al lavoro quotidiano dei bibliotecari. Si tratta della creazione di un nuovo ambiente gestionale, una piattaforma in cloud, rigorosamente basata su software open source, in grado di offrire servizi scalabili a seconda delle esigenze delle singole biblioteche, anche delle singole biblioteche, costituita da un insieme di microservizi adattabili anche singolarmente per gestire le acquisizioni, descrivere il patrimonio e caricare il digitale, parziale o integrale che sia, e dotarsi di nuove funzioni e procedure. Di questo parleremo nella seconda parte del nostro incontro di oggi. A me premeva illustrarvi brevemente l'andamento di questo nostro incontro. Non voglio sottrarre naturalmente altro tempo al nostro dialogo. Mi auguro e auguro a tutti voi buon lavoro e sono qui, vi ascolto con molto piacere. Grazie e a risentirci fra pochissimo.
Salve a tutti, sono Maria Cristina Mataloni e è un piacere, insomma, finalmente colloquiare con quasi tutti i poli, penso siano collegati, e io vi parlerò brevemente del DSRI, quindi del progetto, delle finalità del progetto che ha già comunque in parte illustrato la dottoressa Buttò. E quindi un attimo solo che avvio la presentazione. Allora. Ok. Si vede? È a tutto schermo. Ok, bene, dunque, molto in sintesi ovviamente, il progetto quindi nasce dall'esigenza di superare le criticità legate alla presenza di piattaforme gestionali, sappiamo di front-end separate che l'IQ gestisce, dal catalogo collettivo alle banche dati specialistiche rappresentate dai censimenti nazionali, dall'aggregatore digitale internet culturale e alle altre banche dati di corredo. Nel contempo vogliamo anche, tra virgolette, ricucire lo strappo che si è determinato tra il catalogo collettivo e le biblioteche e la biblioteca digitale. Le banche dati, partiamo dalle criticità che vogliamo superare. Le banche dati e i sistemi informativi dell'IQ, espressione di progetti differenti, sono stati sviluppati e gestiti negli anni da uffici separati. Mancando un coordinamento centrale che in qualche modo ne garantisse uno sviluppo integrato, questi progetti sono stati portati avanti con l'utilizzo di software, linguaggi e approcci di sviluppo differenti, giungendo quindi a produrre piattaforme basate su modelli di dati e anche proprio qualità dei dati diversi tra di loro, rispondenti alle diverse aspettative delle comunità di utenti a cui sono destinate. Un'utenza più generalista, quella di SBN, più specializzata, quella di Manus e di Edit 16. Gli standard di riferimento, anche quando comuni, sono stati talvolta adattati all'esigenza di assicurare al meglio la specificità dei diversi obiettivi. Nel corso degli ultimi anni, inoltre, anche a fronte delle difficoltà in termini di risorse, non tutte le piattaforme sono state aggiornate agli standard più recenti. La conseguenza è che, allo stato attuale, la medesima risorsa, entità, scusate un attimo, c'è stato qualche piccolo problema tecnico, eccoci qua. La conseguenza, quindi dicevo, è che allo stato attuale la medesima risorsa o entità può essere registrata, come sappiamo bene, in forme diverse nelle singole piattaforme. Un esempio evidente appunto è quello del confronto tra Edit 16 ed SBN. Essendo descritte quindi in ambienti diversi e separati, le singole risorse vanno ovviamente ricercate nelle specifiche interfacce di ricerca disponibili. Questo perché? Perché Internet culturale, che al momento è l'unico punto di aggregazione delle più importanti basi dell'IQ, oltre all'indice del digitale, restituisce come risultato della ricerca l'insieme dei risultati presentati da ciascuna delle basi dati partecipanti, Edit 16, Manus Online, SBN, cataloghi storici e biblioteca digitale. Quindi è una sorta di giustapposizione dei risultati. Tra l'altro, le opzioni di ricerca sono limitate rispetto a quanto offrono i diversi front-end. Quindi, sia inoltre, sia Edit 16 che Manus Online, sia il sistema gestionale di SBN consentono la gestione di allegati digitali, ma l'attuale sistema di indicizzazione e fruizione delle risorse digitali, ovvero Internet culturale, non le riconosce. Quest'ultimo aspetto rende poco efficiente e complicata una gestione integrata delle risorse digitali. Infine i costi di gestione, ovviamente l'assenza di procedure ingegnerizzate di import che rendono queste procedure onerose e al contempo non ottimizzate
e non perfettamente sincronizzate hanno ovviamente dei costi di gestione più elevati. Vediamo gli obiettivi che ci siamo posti. Alle problematiche quindi che abbiamo esposto si è aggiunto anche il gravissimo e progressivo taglio delle figure professionali che tutti noi purtroppo ben conosciamo. E quindi in conseguenza di tutto quello che ho appena detto ci si è trovati a ripensare complessivamente la struttura dei sistemi informativi gestiti dall'ICCU, sia per razionalizzare e ottimizzare le risorse, ma anche per appunto offrire un modello di integrazione per la ricerca e restituzione dei dati. Questo progetto quindi si propone l'integrazione delle basi dati gestite dall'ICCU e al contempo è finalizzato a offrire servizi più efficaci per far fronte al bisogno informativo delle fasce d'utenza differenziate, quindi diciamo dal ricercatore professionista al semplice curioso. Quindi cerchiamo di superare, anzi abbiamo gradualmente superato la frammentazione delle banche dati e abbiamo cercato di razionalizzare il modello comunicativo di tutte queste piattaforme, creando quindi un'architettura informativa distribuita che in qualche modo renda possibile la fruizione delle risorse, comprese quelle digitali, attraverso un unico punto di accesso. Quindi la soluzione adottata per mantenere la coerenza informativa soprattutto tra gli elementi di SBN ed il 16 Manus Online e l'indice del digitale internet culturale è ottenuta configurando questi sistemi, diciamo, in modalità client server, con l'indice ovviamente SBN che si pone come elemento di raccordo e guida tra questi diversi sistemi. Ovviamente diciamo, capite bene che non tutte le entità saranno condivise in forma piena, ma questa condivisione, come ho detto prima, sarà anche un processo in divenire che vedrà quindi nel tempo una sempre maggiore integrazione di questi sistemi. È proprio in quest'ottica che si è resa necessaria la reingegnerizzazione degli applicativi di back-end Edit 16 e Manus Online per rendere possibile quindi il colloquio con l'indice centrale. Inoltre si è proceduto anche a una ottimizzazione del sistema di internet culturale. Quindi questo nuovo sistema di servizi non si limita alla sola parte destinata al pubblico, ma si estende anche ai servizi gestionali attraverso lo sviluppo di un nuovo ambiente integrato, quello appunto SBN Cloud di cui parleremo diffusamente in seguito. Inoltre SRI ha previsto appositi servizi che in parte al momento sono offerti da Internet Culturale e quindi un altro servizio fondamentale, sistema fondamentale di SRI è la SBN Teca, una digital library per la gestione degli oggetti digitali all'interno di SBN e per la loro esposizione verso il sistema centrale SRI, e anche di questo insomma parleremo più diffusamente nel seguito. Nell'ambito quindi di questa riorganizzazione complessiva, l'Istituto ha proceduto anche ad una razionalizzazione della spesa, resa possibile grazie alla gestione in parallelo di due strumenti contrattuali. La gara europea, in particolare quella appunto vinta da un RT costituito da DM Cultura, Gruppo Meta Inera, che ha consentito l'accorpamento delle commesse di manutenzione prima separate delle banche dati specialistiche del sistema di digital library attuale, con ovviamente un notevole risparmio. E la convenzione Consip SPC l'8.4 e anche l'8.3, che ha consentito una commessa unica dei servizi, prima separati di conduzione e manutenzione applicativa dei sistemi di SBN e di manutenzione evolutiva dei software appunto SBN. Infine, vediamo i vantaggi per gli utenti e quindi vediamo il senso che assume il progetto per l'utente finale. Intanto per quanto riguarda OPAC SBN di 16 Manus Online, ciascuna base dati avrà una nuova interfaccia di ricerca che offrirà quindi alla propria utenza le potenzialità rese possibili dalla nuova architettura che abbiamo prima descritto. Quindi avremo una rete di portali, ciascuno dei quali ovviamente porrà l'accento sulle caratteristiche che più interessano l'utenza di riferimento. Quindi nessuna funzionalità sarà depotenziata rispetto agli attuali siti di ricerca e al contrario il sistema nel suo insieme risulterà arricchito di nuove possibilità di ricerca in un contesto ovviamente tecnologicamente più avanzato e ottimizzato.
Anche l'OPAC SPN verrà rinnovato e diciamo, la differenza sostanziale è quella di fornire la ricerca integrata con i record bibliografici di Edit 16 e di Manus. La novità comunque più evidente per gli utenti finali è ovviamente rappresentata dal nuovo portale delle biblioteche italiane Alfabetica. Il core bibliografico, rappresentato dal catalogo generale e appunto le logiche che abbiamo spiegato di integrazione, viene arricchito dai dati di altri DB afferenti, gestiti dall'ICO, come ad esempio il portale 1418, i cataloghi storici, le mostre virtuali costruite con Movio. E l'architettura, diciamo, di Alfabetica permetterà inoltre l'eventuale integrazione di altre basi dati interessate al circuito di Alfabetica. E già prima dell'avvio già abbiamo avuto contatti con altre banche dati importanti, molto importanti, che vorrebbero effettivamente integrarsi. Con Alfabetica abbiamo cercato di superare il modello tradizionale di ricerca e restituzione bibliografica, quello, diciamo, di un OPAC per quanto potenziato, e tentato quindi di costruire un modello di ricerca più amichevole e orientato a un'utenza meno specialistica di quella attualmente vista per l'OPAC SBN. Un altro vantaggio importante è la valorizzazione del digitale, perché appunto attraverso i servizi dell'SBN Teca, che saranno integrati, come abbiamo visto, nei sistemi gestionali, questi servizi rendono disponibile una rappresentazione diretta dei contenuti digitali, che invece al momento appunto non è possibile, attraverso il visualizzatore centrale dell'ecosistema Mirador, basato sul protocollo IIIF. Infine, per la comunità bibliotecaria, come abbiamo già detto, SBN Cloud e SBN Teca, ma di entrambi questi sistemi appunto parleremo più diffusamente in seguito. Ora quindi vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e do la parola a Carla Scognamiglio, che illustrerà in sintesi i meccanismi di riconoscimento per la formazione appunto dei cluster di oggetti utilizzati nei portali di ricerca. Quindi scendiamo un pochino più nello specifico dopo aver visto, diciamo, in linea generale l'entità del progetto. Grazie mille per l'attenzione.
Questa. Clicca lì, clicca lì, vai. Clicca qui. E questo. No. Clicca qui. Sì. E. Ok, perfetto. Allora, salve a tutti. Io farò una sintetica, come vi ha anticipato Cristina Mataloni, presentazione di come avviene il meccanismo di riconoscimento tra le entità delle basi dati SBN, del censimento delle 500 di Zedici e di Manus Online. Attivo la presentazione delle slide. Allora, localizzazione per identificazione, il nome è un po' complesso, però gli obiettivi del progetto del sistema ricerca integrato è una gestione integrata delle basi dati bibliografiche coordinate e o implementate dall'IQ. SBN, Edit 16 e Manus Online. La finalità è quella di assicurare, la navigabilità nei sistemi di front-end tra le basi dati dell'indice e le altre due basi dati specialistiche. La gestione integrata, rappresentando SBN l'infrastruttura di riferimento, comporterà la costituzione, in poli, tra virgolette, delle basi dati di Edit 16 e di Manus Online. Queste due basi dati colloquieranno con il sistema centrale a livello di cooperazione 3, ma è un livello che consiste appunto nella cattura, nella creazione e nella correzione senza allineamento dei dati, avendo, reingegnerizzato i rispettivi applicativi. L'architettura di questo SBN potenziato si arricchisce, come vedete, delle basi dati gestionali e OPAC di Edit 16 e di Manus Online. Dicevamo cooperazione a livello 3 di tipo particolare. La condivisione, qui ho messo la parola tra virgolette e poi vi preciserò meglio, la condivisione degli oggetti bibliografici infatti con SBN sarà pressoché completa per Edit 16, mentre sarà parziale soltanto per l'authority nomi per Manus Online. Quindi non si condividono tutte le entità, ma si condividono gli authority nomi e, per quanto riguarda Edit 16, i documenti. La navigabilità tra le basi dati in OPAC o comunque nei sistemi di front-end verrà assicurata da alcune modifiche evolutive, ma assolutamente trasparenti per i poli, del protocollo SBN MARC, che investiranno l'indice SBN del ruolo di master nella clusterizzazione, nella creazione dei grappoli delle entità provenienti dalle tre basi dati coinvolte. L'indice SBN registrerà gli identificativi delle entità nomi e documenti descritti da Edit 16 e da Manus Online. Edit 16, come dicevamo, condividerà con l'indice sia i nomi personali e collettivi che i documenti monografici. MOL condividerà con l'indice soltanto i nomi. Quindi la cooperazione applicativa dei due sistemi delle basi dati specialistiche colloquierà col sistema centrale a livello 3, ma scambiando informazioni soltanto su determinati entità. Molto importante, le entità nomi e documenti monografici con i relativi reticoli continueranno a vivere come registrazioni indipendenti sulle rispettive basi dati,
ma saranno legate tra loro in un cluster che permetterà la navigazione in OPAC da ISBN verso Edit 16 o Manus Online. Naturalmente, ovviamente, sarà sempre possibile accedere direttamente alla base dati di Edit 16 oppure a quella di Manus Online. Il sistema consente, amplifica la ricerca a partire dalla base dati ISBN. La clusterizzazione verrà resa disponibile attraverso la gestione di una nuova tipologia di localizzazione che consentirà di registrare in indice la relazione tra l'identificativo di indice, BID o VID che sia, il nome della base dati specialistica, Edit MOL, e l'identificativo con cui è registrato il dato sulla base dati specialistica. La nuova tipologia di localizzazione sarà gestita per titoli documento, quindi per BID di natura M, e ammessa solo per il polo CNC ed 16. I nomi VID in forma accettata, ammessi solo per i poli CNC e CNM, Edit 16 e MOL. Quindi nel caso di documenti la nuova localizzazione per identificazione estenderà e sarà gestita in alternativa alla localizzazione per possesso. Nel caso degli autori sarà invece una novità. Come dicevo però, anticipavo prima, per i poli questo meccanismo sarà praticamente trasparente. Anche se qualche modifica, lieve modifica al protocollo è stata fatta per fare in modo che la modifica dei flussi che non interferisse nelle operazioni di fusione, cancellazione e scambio forma. Allora, che l'attività di clusterizzazione da una parte avviene, comincerà quando le basi dati specialistiche con i relativi gestionali cominceranno a colloquiare col sistema centrale, comunicando all'indice i rispettivi identificativi. Occorrerà, e su questo è stato, lavora un gruppo, bisognerà clusterizzare, quindi fare i grappoli anche relativamente a ciò che è stato già inserito in ISBN e sulle due basi dati specialistiche. Quindi sono stati, si stanno svolgendo delle attività di deduplicazione sia sulle basi dati specialistiche che sulla base dati di ISBN. Allora, il confronto tra le entità nomi e documenti di ISBN con Edit 16 è relativamente semplice. Edit 16 registra già da tempo nel suo gestionale le corrispondenze, quindi i VID e i BID, con le entità nomi e documenti di ISBN. Quindi abbiamo fatto un'operazione di verifica della validità degli identificativi di ISBN questi identificativi, se fusi, sono stati sostituiti con identificativi validi. C'è quest'altra cosa da dire, che i record Edit 16 senza identificativi ISBN sono una piccola parte, e è stato messo in piedi un algoritmo che permetterà al gruppo di lavoro, attraverso strumenti di lavoro ad hoc, di scorrere e lavorare le liste di simili per la creazione del grappolo. Più problematica il confronto di ISBN con Manus Online, perché i nomi identificati, cioè i nomi che
identificati da Manus Online sono più di 100.000 e andranno confrontati praticamente con i 4 milioni e passa di nomi di SBN. Quindi un lavoro abbastanza importante. Qui vedete gli authority file dei vari scusate. Scusate, c'è stato un problema di condivisione dello schermo. Allora, aspetta, ritorna qui. Sì. No, aspetta. Sì. Qui, condividi questo qui. E riprendi il tuo, che è questo. Questo. Ok. Eccolo. Ok, vai. Ecco, allora, naturalmente, il confronto può trovare, problematiche che si riferiscono sia alla quantità dei dati, sia a duplicazione dei dati, sia a registrazione dei dati che sono diverse in dipendenza relativamente alle basi dati di riferimento. Un esempio, quello di Roberto Bellarmino, che è registrato in tre modalità differenti. In Edit 16, appunto, Roberto 2. Bellarmino Santo, in SBN Bellarmino virgola Roberto e in MOL, come vedete. SBN registrerà nella, scheda di autorità gli identificativi, ma in maniera, trasparente, questa informazione non sarà, visibile ai poli, e gli identificativi, delle due basi dati che descrivono la stessa entità. Per finire, qui ci sono le schede di autorità relative delle basi dati specialistiche, questa di Manus, questa di Edit, che si riferiscono sempre a Roberto Bellarmino, e questa di SBN. Quindi a partire da un'entità nome sarà possibile consultare la scheda di SBN, i titoli collegati in SBN, passare e i titoli e le relative localizzazioni. Sarà possibile transitare sulla scheda di Edit 16 e vedere i titoli collegati e le localizzazioni relative che sono non solo di biblioteche italiane. Io avrei finito e lascerei a questo punto la parola a Marco Scarbaci, che vi parlerà dell'aggregatore del digitale e della teca centrale.
Ok. Ok. Buongiorno a tutti, sono Marco Scarbaci, ringrazio la collega Scognamiglio del passaggio di parola. Chiedo scusa se non mi vedete in video, ma c'è stato qualche problema tecnico con la mia webcam. Comunque non è detto che sia uno svantaggio questo per voi. Allora, sì, io dirò farò qualche accenno appunto a come verrà gestito il digitale nell'ambiente di Alfabetica, e per fare questo ci dobbiamo focalizzare su quattro elementi, quindi sull'SBNeteca centrale, sull'SBNeteca remota, sull'aggregatore digitale e sui sistemi afferenti che vorranno aderire al progetto. Allora, l'SBNeteca centrale è il sistema centralizzato IRCU che si occupa esclusivamente di gestire contenuti digitali dei sistemi SBN Cloud, Ed2Web e MOL. Essa interagisce con SBN Cloud, Ed2Web e MOL tramite API e viene installata come plugin all'interno dei sistemi gestionali. Quindi, come verrà magari anche spiegato più avanti rispetto a SBN Cloud, ogni gestionale tra i gestionali IQ avrà un DAM, un Digital Assets Manager, e tramite questa funzionalità ci si potrà collegare alla Teca e quindi gestire in questo modo il digitale appartenente al singolo record catalografico. L'SBN Teca centrale opererà in modalità multi-tenant, quindi ogni gestionale sfrutterà in modo virtuale una parte del software, e inoltre utilizzerà un IIIF Image Server Standard che fornirà i contenuti al viewer centrale migrator. Quindi una delle novità rispetto a come si gestiva, diciamo, il digitale in precedenza è che questo sistema appunto si avvarrà dell'International Image Interoperability Framework, e questo consentirà una gestione più condivisa della visualizzazione degli oggetti digitali, quindi e permetterà anche attraverso funzionalità di annotazione o di collazione di appunto fruire in modo più ampio della visualizzazione di più oggetti digitali. Integra, SBN Teca centrale integra direttamente le informazioni riguardanti gli oggetti digitali e i contenuti catalografici presenti nei gestionali, quindi si avrà la contestualità tra catalogazione e associazione con il digitale. Non necessita di un editing dei metadati tecnici, in quanto essi possono essere importati dagli oggetti allocati su file system e caricati all'interno della Teca stessa. Inoltre sono previsti anche dei caricamenti massivi, quindi l'istituzione che ha un tot di risorse digitali da allegare alle notizie catalografiche potrà farlo appunto facendo dei caricamenti massivi e avvalendosi in quel caso di metadati riguardanti di metadati gestionali tendenzialmente. In questa slide ho cercato di esporre un esempio di flusso nell'ottica appunto della condivisione e pubblicazione delle risorse digitali all'interno del portale Alfabetica. Quindi il primo passo
Sicuramente è quello della catalogazione della risorsa all'interno del gestionale. Poi successivamente o al massimo contestualmente abbiamo anche la digitalizzazione della risorsa. Una volta ottenuti questi due step, potremmo importare gli oggetti digitali all'interno della teca. La teca tramite un proprio servizio farà un matching dell'informazione catalografica e il pacchetto digitale, questo principalmente attraverso il riconoscimento degli identificativi. Successivamente l'operatore della teca potrà anche creare dati strutturali rispetto alla risorsa catalogata, quindi aggiungere valore a quanto già rappresentato attraverso informazioni di catalogo. Successivamente la teca poi esporrà questo dataset verso l'esterno. In questo caso esterno intendiamo il portale Alfabetica e lo farà attraverso il servizio di API. Una volta esposto verso Alfabetica il dataset, poi il sistema generale pubblicherà il record catalografico e il digitale allegato all'interno del portale Alfabetica. Chiaramente il servizio può essere sfruttato anche qualora un'istituzione abbia del digitale nascosto, diciamo, e quindi può catalogare la risorsa sul gestionale, allegare questo digitale alla lista catalografica e poi vederla pubblicata sul portale. Un altro elemento di cui possiamo parlare è l'SBN Teca remota. In questo caso trattiamo di una versione evoluta, diciamo, dell'attuale Teca digitale italiana. Svolge la funzione di provider OAI verso l'aggregatore digitale, che così è il nome dell'ex backend di Internet Culturale, e utilizza sia il MAG che il nuovo formato di scambio che è il MEDS SBN. In che modo dialoga la teca remota con Alfabetica? Dialoga inviando i suoi contenuti in prima istanza all'aggregatore digitale e poi sarà l'aggregatore digitale che dialogherà direttamente con Alfabetica. La teca remota può inviare all'aggregatore digitale sia metadati e relativi oggetti digitali o soltanto i metadati. In questo caso si avrà una gestione locale degli oggetti digitali stessi. L'altro elemento molto importante in questa nuova strutturazione che abbiamo in questo progetto è la funzionalità che avrà l'aggregatore digitale. Questo, come detto in precedenza, svolgerà le funzioni dell'attuale backend di Internet Culturale e gestirà sia gli oggetti digitali associati a un record catalografico di MOL, EDIT 16 ed SBN, ma che sono allocati all'interno di teche remote, quindi non sono allocati all'interno dell'SBN teca centrale. E gestirà inoltre anche gli oggetti digitali che non sono associati ai record catalografici dei sistemi gestionali IQ, ovvero tutto ciò che i provider, partner di Alfabetica, hanno al di fuori del materiale catalogato in MOL, EDIT 16 ed SBN. L'aggregatore digitale accoglie i dati forniti secondo gli schema MEDS IQ e MAG. Predispone di uno storage locale per gli oggetti digitali, in quanto per una migliore
diciamo, per sfruttare al meglio le funzionalità della IIIF, l'istituzione che vorrà l'istituzione che vorrà potrà anche consegnare all'aggregatore digitale anche gli oggetti digitali in modo che l'aggregatore stesso li possa interrogare in modo più diretto. Inoltre l'aggregatore digitale permette anche l'acquisizione dei soli metadati descrittivi degli oggetti digitali, come detto, forniti secondo gli schema METS, IQ e MAG, con la possibilità di fruizione di questi ultimi dal sistema remoto tramite la connessione dell'URL, dello specifico viewer oppure del manifest IIIF. Quindi, proprio per questo motivo l'aggregatore digitale utilizza un IIIF Image Server Standard e che fornisce i contenuti al viewer centrale Mirador. Il dialogo tra le tag remote e l'aggregatore digitale avverrà tramite protocollo IPMH, ma per i content provider resterà ovviamente anche la possibilità di passare i dati all'SBN tag remota dell'IQ, quindi diciamo all'ex TDI, tramite pacchetti SIP conformi agli standard MAG o METS IQ. L'ultimo concetto che vorrei esporre appunto è quello relativo al sistema afferente. In questo caso si tratta di un sistema esterno che vuole partecipare ad Alphabetica e lo può fare avendo la possibilità di esporre i dati tramite i servizi API. Alphabetica, nel dialogare con il sistema afferente, richiederà un set minimo di dati affinché le risorse possano essere fornite in modo omogeneo rispetto agli altri dati degli altri provider del portale. Qui ho voluto in questo slide finale racchiudere un po' quale sarà il flusso che porterà poi il digitale verso Alphabetica. Quindi da una parte abbiamo i contenuti forniti dalla SBN Teca Centrale che tra virgolette sfrutterà il lavoro fatto da SBN Cloud, dal gestionale di mol e da Edit Web. E in seconda istanza prenderà le risorse che gli vengono fornite dall'aggregatore digitale. Quindi gli oggetti provenienti dalle SBN Teca remote, dalla TD dell'IQ che vedrà anch'essa un aggiornamento, e da teche remote ulteriori. Inoltre amplierà il database, diciamo, il proprio database rispetto a contenuti digitali anche con le risorse provenienti dai sistemi afferenti nelle modalità che ho citato prima, ovvero tramite servizi API prevalentemente. Grazie per l'attenzione e passo la parola ai colleghi Incelli e Castro che vi parleranno in modo più dettagliato di alcuni aspetti del portale Alphabetica. Buongiorno nuovamente a tutti. Come ho segnalato nel pannello principale, nella bacheca principale dell'evento, per ragioni collegate, diciamo, alla modalità streaming con cui stiamo trasmettendo questo evento, è possibile che la condivisione delle slide dell'ultima parte dell'audio di ognuno di noi possa essere troncata. Non vi preoccupate perché comunque questi contenuti saranno resi disponibili poi sul sito dell'IQ nei prossimi giorni. Adesso io passo a illustrarvi quello che è, diciamo, uno dei prodotti più sicuramente più interessanti e più belli del nostro nuovo progetto, che
che è il portale Alfabetica. Alfabetica, vediamo se la condivisione riusciamo a farla partire. Flavia, per cortesia, avviami la condivisione dello schermo. Clicca sullo schermo e avvia la condivisione. Grazie. In qualità di regista, attore e fonico di sala, ho qualche problema di sdoppiamento della personalità, ma ci siamo. Eccoci qua. Allora, allora il portale Alfabetica. Tante cose da dire, poco tempo, perché siamo già, vista la mole e l'entità degli argomenti, un po' fuori dalla nostra scaletta. Questo portale, che è una dei risultati destinati all'utente del grande progetto del sistema di ricerca integrato, si presenta immediatamente attraverso la sua home page, e tutti i concetti che noi abbiamo voluto infondere a questo portale sono immediatamente visibili in questa schermata, che sarà, per grandi linee, perché ancora si tratta di un work in progress, quello che gli utenti vedranno. Che cos'è Alfabetica? Alfabetica si presenta per le sue caratteristiche principali già nel nome e già in questa interfaccia. Alfabetica, una parola che rimanda sicuramente alle nostre prime esperienze a scuola, all'alfabeto, agli elementi di base che compongono l'esperienza e l'organizzazione della conoscenza e la sua trasmissione. Scritta come? Scritta alla latina, quindi un concept, un concetto che rimanda anche a una tradizione, a una storia, una lunga storia, che è in parte la storia del paese, la cultura italiana e poi europea, e in parte la storia del Servizio Bibliotecario Nazionale, delle biblioteche, cioè di coloro che rendono possibile e arricchiscono il portale con i loro contenuti. Qual è un'altra cosa che immediatamente vediamo da questa schermata? Nero su bianco, di nuovo un elemento di semplicità. È un campo di ricerca semplice, Google-like, perché ormai questo motore di ricerca domina sostanzialmente le nostre vite, ed è a questo che gli utenti della rete sono abituati, è questo che cercano, la semplicità. Che cosa racconta questa schermata iniziale? Con questo nero su bianco, con questo rimando alla semplicità, e poi con questo suggerimento, questa specie di punto di fuga ideale, che sono questi colori che vanno verso il fondo. Racconta di un'esperienza alla portata di tutti, ma che dietro di sé nasconde molto di più e che offre sempre l'occasione per creare percorsi trasversali, fuggire di lato, ampliare l'orizzonte. Questo è quello che noi abbiamo voluto inserire all'interno di questo portale come concetto principale, e dietro questa semplicità c'è quindi una complessità molto grande, fatta di elementi di base di elevata qualità, come diceva il direttore nella sua introduzione. Noi siamo consapevoli della fortissima ricchezza che il Servizio Bibliotecario Nazionale ha a livello di competenze e di professionalità, conosciamo il lavoro che tutti i giorni i bibliotecari affrontano per creare record catalografici, digitalizzare risorse con i metadati, creare collezioni, e questa ricchezza è la vera differenza, la vera fondamentale differenza fra questo portale, che si presenta come uno strumento generalista, e la rete to cure, dove la creazione di contenuti avviene da parte di tutti, indiscriminatamente, senza un controllo di qualità. Ecco, qui il controllo di qualità noi siamo certi che ci sia, il lavoro è di qualità perché ne siamo sicuri, è il lavoro di SBN, e la tradizione di SBN che viene dal catalogo a schede che la grafica suggerisce e arriva fino al digitale che noi prediligiamo con questo tipo di presentazione, è parte integrante della vita di tutti i giorni di tutti noi che facciamo parte di questa rete. Al di là della schermata iniziale, che cosa vedrà l'utente su questa home page? Sicuramente sarà portato a scorrere questa home page, come avviene adesso di consueto sui dispositivi digitali, e vedrà immediatamente che, al di là della semplice ricerca monocampo, in cui noi invitiamo le persone a cercare, a soddisfare le proprie curiosità e poi ad ampliare la ricerca, ci sono dei percorsi tematici che noi abbiamo chiamato canali, che possono essere sì, certo, tematici, ma anche tipologici. Questi percorsi sono identificati ognuno con un colore, in maniera tale da essere molto user friendly, da coinvolgere, e al loro interno sarà possibile effettuare ricerche, sempre attraverso il monocampo, con alcune opzioni, nel caso in cui
gli utenti fossero interessati ad approfondire un determinato aspetto, se fossero già orientati verso un determinato ambito. Questo che cosa significa? Non significa perdere profondità, non significa orientare sin da subito, perché, come poi a breve vi esporrà la mia collega Elisabetta Castro, l'esperienza dall'home page alle parti più profonde del sito si svilupperà sempre come un ventaglio di possibilità, come un risultato di collegamenti che esistono a livello di risorse e che consentono di ampliare trasversalmente l'esperienza. E questa è la vera grande differenza tra Alfabetica e l'Opac SBN. L'Opac SBN è uno strumento che ha numerosi strumenti per condurre in maniera chirurgica, in maniera precisa, l'utente alla risorsa che gli si serve. Alfabetica consente di fare questo, ma il suo principale obiettivo è rendere edotto l'utente sull'ampiezza, sulla grandezza, sulla forza che il mondo della cultura e in particolare quello delle risorse conservate nelle biblioteche italiane possono offrirgli, quindi ampliare gli orizzonti, ampliare l'esperienza. I canali in questa demo che vi sto mostrando sono soltanto 4, nel prodotto finale diciamo saranno 11 canali tematici e tipologici che consentiranno una varietà di esperienze e oltre che essere visibili dall'home page saranno sempre raggiungibili una volta eseguita una ricerca monocampo, perché il risultato di una ricerca monocampo li porterà su una pagina che mostra i risultati organizzati per tutti i canali che esistono nel portale. Quindi questa profondità non verrà assolutamente mai persa e sarà anzi la vera forza. E qui ci ricolleghiamo al concept iniziale di Alfabetica. Che cos'è l'alfabeto? Che cosa sono questi colori primari? Sono una serie di elementi base di elevata qualità con i quali noi possiamo fissare e ordinare la conoscenza, ma soprattutto renderla generativa di nuove esperienze, di nuovi contenuti. E questo sarà possibile agli utenti di Alfabetica grazie a una dashboard, grazie a uno spazio personale in cui loro potranno sempre salvare le proprie ricerche, organizzarle e volendo esportarle per realizzare contenuti didattici, percorsi personali di ricerca, condivisione sui social. Quindi questo portale darà veramente grandissima visibilità, grandissima forza ai contenuti di SBN e di tutti i partner, di tutte le biblioteche italiane che partecipano ai progetti di catalogazione, digitalizzazione e creazione di progetti insieme all'istituto e anche con finanziamenti di vario genere. Ultima cosa che vi dico, prima di lasciare la parola alla collega, questi approfondimenti che vedete qui suggeriti nelle varie fasce del canale proverranno in prima battuta da Internet Culturale, che è una parte integrante che va a confluire integralmente in Alfabetica, e attraverso questi contenuti e approfondimenti che saranno sempre generati, come avviene adesso per IC, a partire da esperienze di progetto delle biblioteche, progetti di digitalizzazione o di valorizzazione dei beni culturali, verranno visualizzati poi in home page. Ne verrà visualizzata una selezione differente di volta in volta, ma l'insieme degli approfondimenti legati a diverse aree tipologiche e tematiche sarà poi esplorabile dall'utente in un secondo livello. Non rubo ulteriore tempo alla mia collega perché adesso dall'home page lei vi mostrerà un'esperienza, una demo, diciamo, un'esperienza tipo dell'utente su Alfabetica e coglierà l'occasione anche per sottolineare l'importanza del nostro lavoro rispetto a quello che il portale può restituire all'utente. Grazie. Prego Elisabetta. Grazie Gidio. Sono Elisabetta Castro e adesso insomma insieme faremo un giro, per così dire, sul portale Alfabetica e andremo a vedere concretamente di cosa si tratta, insomma, visto che ci è stato presentato già diverse volte stamattina. In particolare attraverso il canale cartografia esemplificheremo alcune logiche sottese al funzionamento del portale. Come diceva Gidio, il portale è in divenire e quella che stiamo vedendo al momento è semplicemente una demo, ma ci teniamo a precisare che i dati sono i dati reali. Ecco. Nella realizzazione di questo portale ci siamo messi nei panni dell'utente e ci siamo resi conto che se il nostro utente cerca informazioni su un territorio, su un luogo, può farlo per due motivi. Ha un interesse specifico per quel territorio in senso stretto, per la sua cartografia, per esempio è in cerca di carte geografiche, oppure ha un interesse generico per un territorio. In entrambi i casi il nostro utente
oltre a fare la ricerca dal canale generale, potrà condurre una ricerca dal canale specifico di cartografia. Il risultato della sua ricerca consentirà il soddisfacimento per entrambe le tipologie di utenti, per il ricercatore professionista e per il semplice curioso. Immaginiamo di effettuare una ricerca sulla città di Torino. I risultati ci verranno restituiti all'interno di box più specifiche, ad esempio carte geografiche, guide, altre risorse sul tema, vedute, luoghi immaginari, carte tematiche. Queste sono solo alcune, chiaramente. Dicevamo che il nostro utente è interessato alla cartografia della città di Torino, per cui già dalla lista delle sintetiche, dalle box carte geografiche, il nostro utente individua l'oggetto di interesse e avrà accesso alla scheda della carta geografica e anche alla sua riproduzione digitale. Per cui l'utente che ha unicamente l'interesse specialistico, soddisfatto del risultato della sua ricerca, inizierà a lavorare consultando la risorsa oppure effettuando anche ulteriori ricerche su alfabetica dal canale generale o nuovamente dal canale cartografia. L'utente che invece ha un interesse generico per quel territorio, oltre a trovare la carta, l'oggetto primario della sua ricerca, potrà continuare la navigazione tra i risultati e in particolare viene attratto dalla box relativa alle guide. Certo, ad un bibliotecario esperto non sfuggirà il fatto che le guide artistiche, turistiche, archeologiche, le guide dei vini, per citarne solo alcuni, dal punto di vista biblioteconomico, certamente non sono materiale cartografico. Tuttavia, per loro natura, lo contengono e certamente possono essere interessanti per un utente che ha un interesse per un certo territorio. Nella costruzione del canale cartografia, abbiamo tenuto conto di questi aspetti, diciamo di serendipità, per presentare ai nostri utenti altre risorse che potrebbero essere di loro interesse. Discorsi analoghi ovviamente verranno fatti per le altre box. In fase di catalogazione, laddove è possibile, anche se non obbligatorio, si cerchi per questo motivo di compilare tutti i campi previsti, come i codici di genere della risorsa o di tipo di testo letterario, e di porre particolare attenzione a quelli obbligatori, come la forma del contenuto e del tipo di mediazione. Questo consentirebbe, in alcuni casi, di poter utilizzare i valori codificati per inserire le risorse nelle box di riferimento. Ma torniamo alla nostra box guide. Il recupero delle guide è possibile unicamente se la catalogazione è completa e neanche a dirlo corretta. Come abbiamo individuato le risorse da inserire in questa box? Abbiamo tenuto conto dei seguenti criteri. Risorse che presentano nel soggetto il termine guide, escludendo però quei nessi in cui è presente il termine guide riferito a persone, come per esempio le guide alpine. L'indicizzazione semantica è molto importante per il recupero delle risorse in alfabetica. Negli ultimi anni l'Istituto è impegnato nella corretta gestione della semantica in indice, in primo luogo con il progetto di implementazione archivio soggetti in indice, finalizzato all'ottimizzazione e coordinamento delle attività legate all'indicizzazione semantica, e da gennaio 2018 avvengono periodicamente i caricamenti dei soggetti dei poli via via coinvolti. Mentre dal febbraio 2019 è attivo anche il gruppo di lavoro per la catalogazione semantica in SBN, per l'elaborazione delle linee guida per la catalogazione semantica in indice e la formulazione delle norme per il trattamento dei dati comuni nell'authority soggetti. Quindi un primo criterio è quello semantico. Il secondo criterio è quello delle risorse collegate a collane specifiche, individuate in una lista controllata. Anche in questo caso, diciamo, non guasta, scusatemi, fare un cenno ad una corretta catalogazione. Chi conosce bene l'indice SBN, infatti, conosce anche bene le problematiche legate alle collezioni. Da un lato, infatti, assistiamo ad una duplicazione delle collezioni, dall'altra al trattamento della stessa risorsa, ora come collana, ora come periodico.
Ecco, se trattassimo in modo scorretto una collana di guide, perderemmo dalla nostra ricerca risorse utili. In caso di dubbi, occorre sempre dare un'occhiata alle norme per la catalogazione in ISBN, che sono, diciamo, in Wiki dal 2016. In questo caso, appunto, la differenza, insomma, tra seriali e collezioni. Ma facciamo esplodere la nostra box per vedere insieme i risultati alla luce di quanto detto. Sulla sinistra l'utente potrà filtrare i risultati con le faccette. Ci saranno, insomma, faccette di tipo tradizionale sull'autore, anche tipi record, soggetti, codice DUI, eccetera. E le date sono, diciamo, inserite in questo, all'interno del grafico. Da qui invece il nostro utente potrà scegliere la risorsa che appare più consona ai propri interessi, salvando tra i preferiti o aggiungendola nelle cartelle specifiche se un utente è registrato al portale. Il nostro utente inizierà a cercare una guida e andiamo a visualizzare il primo risultato. 101 cose da fare a Torino. Questa è la scheda di un'opera cui corrispondono in indice due manifestazioni. Sì, in alfabetica ci sarà presente la visualizzazione per opera, per cui ancora una volta raccomandiamo ai catalogatori la creazione dei legami con il titolo dell'opera, seguendo le norme di catalogazione in ISBN. Osservando la scheda catalografica della prima manifestazione, vediamo proprio come questa scheda è piuttosto completa, è presente appunto il titolo dell'opera, la soggettazione, la DUI, ed è proprio in virtù di questi criteri appunto che la soggettazione, che questa sera siamo riusciti, diciamo, a inserirla all'interno della box guide. Ok, vediamo invece, insomma, le altre schede presenti. Questa scheda appunto sta all'interno della box guide grazie al soggetto. E un'altra cosa, insomma, ovviamente, insomma, possiamo anche andare a vedere, insomma, le localizzazioni, perché chiaramente, essendo un portale nazionale, non di tutte le risorse purtroppo abbiamo la digitalizzazione, così come nel caso della carta geografica, per cui, ecco, non c'è sempre l'accesso diretto alla risorsa, ma anche quello di informazione bibliografica. L'altra scheda, appunto, questa siamo riusciti a inserirla all'interno delle box guide attraverso la collezione, quindi vediamo che questa scheda non ha la soggettazione, ma siamo riusciti a recuperarla grazie alla collezione. La Pimpa va a Torino. Questa è ancora una volta una guida, per questo motivo è inserita nella box guide, ma grazie a quest'altro elemento, libri per ragazzi, sempre all'interno del soggetto, la risorsa, siamo riusciti anche a taggarla e ad inserirla in una box specifica del canale libri per ragazzi. Non ci sono in indice, cosa che avviene già nella base dati di alcuni poli, indicazioni sulla categoria di pubblico cui è destinata la risorsa, per cui sono stati individuati dei criteri per categorizzarli in base alle informazioni già presenti e anche in questo caso i criteri semantici tradizionali sono stati quelli più utilizzati. Ad esempio, oltre ai termini di soggetto, abbiamo preso in considerazione i codici DUI con la lettera finale R, che indica proprio la letteratura per ragazzi. L'ultima scheda, insomma, delle guide che vorrei vedere, insomma, con voi è Immaginando, guida a fumetti del Museo Nazionale
della montagna Duca degli Abruzzi. Anche in questo caso, grazie alla soggettazione con il termine appunto guide, è diciamo recuperabile dalle guide di cartografia, anche in questo caso nei libri per ragazzi, ma questo diciamo andrà a finire anche nella box fumetti, perché anche è stata creata anche la box fumetti all'interno, visibile sia all'interno del canale libri sia all'interno del canale grafica. Ecco, queste diciamo per quel che riguarda le guide. Ciascun canale di alfabetica conterrà invece una box con altre risorse sul tema. Non sappiamo ancora se sarà questo il nome della box, ma in ogni caso racchiuderemo in questa box dei suggerimenti, delle risorse affini a quelle alla ricerca effettuata dall'utente. Per l'inserimento delle risorse in questa box si è tenuto conto ancora una volta della semantica, per cui uno dei criteri principali è quello dell'individuazione di risorse con una certa classificazione DUI e una soggettazione propria della box in cui risiedono. Per cui, per tornare al nostro caso di cartografia, diciamo che nella box cartografia sono altre risorse sul tema, sono presenti quelle risorse che hanno la classificazione DUI 526 e 912, e risorse che contengono un soggetto relativo al tema cartografia, individuato da una lista di termini del Tesauro di Firenze, per cui appunto con soggettazione piuttosto precisa. Ecco. In ragione del fatto però che la maggior parte delle risorse in indice non contengono elementi semantici, per diciamo elaborare dei suggerimenti al nostro utente abbiamo individuato anche alcuni termini da ricercare nel titolo, che potrebbero ricondurci ad un risultato soddisfacente. È stato compiuto in questo caso un lavoro certosino per cercare di individuare i termini più efficaci per le rispettive box di altre risorse sul tema, escludendo quelli che, seppur pertinenti, avrebbero potuto dare troppo rumore. Tuttavia, anche in ragione della polisemia delle lingue, un po' di rumore abbiamo, diciamo, dovuto accettarlo. Ma in assenza di elementi semantici non si poteva fare diversamente per recuperare questi suggerimenti. Anche per questo motivo risulta fondamentale la classificazione e la soggettazione inviata dai poli, perché i singoli termini individuati negli specifici campi semantici del record bibliografici non danno ovviamente l'ambiguità che darebbero se fossero presi all'interno del campo titolo. Ovviamente a livello tecnico, se i record catalografici contenessero più criteri di quelli individuati, per esempio hanno sia la DUI e sia la parola chiave nel titolo, il sistema riconoscerebbe il record e ce lo presenterà una volta sola. Diamo un'occhiata adesso ai risultati che sulla base della nostra ricerca a Torino troveremmo in altre risorse sul tema. Il primo suggerimento, la cartografia tematica bla 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 nel territorio della provincia di Torino, possiamo dire che è una risorsa pienamente sul tema, per cui siamo pienamente soddisfatti al 100% di questo suggerimento. Nel secondo caso, si tratta dell'opera cartografica di un manoscritto della Biblioteca Universitaria di Torino. Per cui, ecco, questa risorsa risponde pienamente ai criteri che noi abbiamo, diciamo, individuato, ma ovviamente non è una risorsa cartografica su Torino, per cui, diciamo, non ha la stessa aderenza di quella precedente al 100%, ma diciamo che per serendipità, appunto, anche questa risorsa diciamo rientra a pieno titolo come suggerimento all'interno della nostra box altre risorse sul tema, così come la seconda, che parla appunto di una conferenza della Commissione Geodetica Italiana nella città di Torino.
Le ultime risorse che voglio vedere con voi sul tema sono queste, insomma, una Torino sottomano, guida in rilievo della città. Allora, guida in rilievo, il titolo ci dice appunto che è una guida della città, ma non la troviamo all'interno della box guide. Perché? Perché se ben vedete non contiene né alcuna collezione né la soggettazione. Per questo motivo, diciamo, non siamo riusciti a recuperarla diciamo, all'interno della box guide. Tuttavia, diciamo, Alfabetica ce la restituisce comunque come suggerimento, per cui ecco l'importanza di Alfabetica anche su questo, perché alcuni dati ci vengono presentati, diciamo, come suggerimento con un'altra strada, ecco. D'altra parte, questa risorsa, che è in Braille, la ritroveremo anche all'interno del canale libri in una box dedicata, la box delle risorse accessibili, che contiene, oltre ai libri in Braille, anche audiolibri, libri ad alta leggibilità, a comunicazione alternativa aumentativa. Anche in questo caso, in assenza del dato codificato in indice, i gruppi di lavoro hanno stilato degli elenchi di collane o editori dedicati specificatamente a questo tipo di produzioni, oltre ad una lista di termini controllata. L'ultima scheda, Torino pianta di città, questa ovviamente è una carta geografica, ma catalograficamente non è stato indicato, per cui tipo di documento, anziché carta geografica stampa, è stato indicato tipo testo. Quindi, raccomandando sempre una corretta catalogazione e completezza delle informazioni, Alfabetica comunque, come dicevamo, non perde il dato, ma ce lo presenterà in ogni caso come suggerimento. Grazie al lavoro di ciascuno di voi, siamo sicuri che il portale Alfabetica potrà offrire all'utente una nuova esperienza di navigazione nel reperimento dell'informazione. Adesso faremo una piccola pausa. Certo, se fossimo stati in presenza in questo momento avremmo avuto modo anche informalmente, tra un caffè e l'altro, di confrontarci e avere le vostre impressioni. Sappiamo che questo purtroppo al momento non è possibile, ma dopo la pausa risponderemo alle vostre domande, perché insomma ci teniamo a sapere le vostre impressioni e al dialogo con voi. Grazie per l'attenzione.
Mi stanno vedendo. Eccoci qui di nuovo al nostro incontro e ora passiamo ad un altro argomento che spero sia di interesse per tutti quanti, SBN Cloud. Un attimo solo che avvio la presentazione. Allora. Si vede? Ok, perfetto. Allora, intanto perché SBN Cloud? Allora, SBN Cloud diciamo, nasce dall'esigenza diciamo, di dare risposte alle difficoltà crescenti che molte biblioteche e poi le SBN purtroppo stanno incontrando, vuoi per i tagli al personale, vuoi per le maggiori e diverse esigenze anche che gli utenti di biblioteca richiedono. Inoltre le richieste di adesione a SBN da parte delle biblioteche di ogni tipologia sono in aumento, spinte anche dalla necessità di una maggiore visibilità nel web. No? Prima appunto la dottoressa Dutò faceva cenno al numero veramente molto consistente delle ricerche nell'OPAC SBN, quindi alla visibilità che dà l'OPAC SBN. E anche spinte appunto le biblioteche da una dall'adesione ad una rete solida su cui poter fare affidamento. Il rinnovamento ovviamente tecnologico è la base necessaria che rende possibile qualsiasi innovazione progettuale, resa quindi indispensabile appunto dalle motivazioni di cui vi parlavo. L'IQ come fornitore di servizi e coordinatore della rete SBN da tempo sta riflettendo insieme appunto ai partner SBN sulla necessità di un profondo rinnovamento e cambiamento del servizio stesso, che sia in qualche modo in grado di raccogliere le nuove esigenze e rispondere in maniera adeguata, fornendo alle strutture territoriali il giusto sostegno, cercando in qualche modo di sollevarle il più possibile da quelle attività tecniche indispensabili alla partecipazione alla rete SBN, che tra l'altro sono anche costose in termini di risorse economiche e professionali. In questo modo, a nostro avviso, i poli avrebbero più energie, quindi potrebbero orientare diciamo, le loro energie alle attività di informazione, formazione, indirizzo, controllo, diciamo indispensabili, sappiamo bene, al buon funzionamento dei servizi e al miglioramento della qualità dei dati dell'indice. Per il colloquio con l'indice e per la gestione di biblioteca, la comunità SBN ha a disposizione gratuitamente l'applicativo SBN Web, come sicuramente già sapete, sviluppato dall'ICCO, che quindi ne garantisce la manutenzione, insieme anche ad un OPAC di Polo, sempre gratuito. SBN Web però comincia a mostrare i segni dell'età, perché nasce nel 2004, quindi in particolare un applicativo sviluppato con architettura monolitica, e ovviamente risente della tecnologia appunto non più giovane. Quando è stato progettato alcuni aspetti che invece ora sono di importanza sempre crescente come la gestione e fruizione del digitale sono stati trascurati perché ovviamente la loro importanza non era certo quella che rivestono attualmente. Inoltre i continui adeguamenti anche alle esigenze di una eterogenea tipologia di biblioteche e anche la volontà di rendere molti servizi parametrizzabili hanno nel tempo reso questo software sempre più complesso e per piccole realtà diciamo bibliotecarie piuttosto sovradimensionato. Quindi il progetto SBN Cloud nasce proprio dall'esigenza di dare una risposta concreta alle criticità emerse nel tempo e che ho appena accennato, sia per quanto riguarda quindi l'aspetto amministrativo che le necessità tecnologiche. Il nome stesso del progetto richiama il nuovo assetto su cui si basa la sua architettura, quindi realizzata con software completamente open source. Si tratta quindi di una vera e propria rivoluzione rispetto alla concezione di servizio portata avanti dall'ICCU nei confronti degli utenti. Offrire quindi alle diversissime tipologie di biblioteche dei servizi scalabili in base alle altrettanto diverse esigenze cui tali servizi sono destinati. Quindi si parte comunque dall'esperienza positiva e formativa di SBN Web, ma si arriva ad un approdo completamente diverso. Non più quindi l'offerta di un applicativo monolitico,
parametrizzabile, sì, ma sempre complesso e ricchissimo, uguale per tutti, bensì una serie di servizi erogati in funzione di ciò che ciascuna entità SBN richiede effettivamente. Quando parliamo qui di entità, ci riferiamo sia ai poli tradizionali, alle singole biblioteche o anche ad aggregazioni di biblioteche. Pensiamo alle tantissime reti territoriali, sistemi metropolitani, sistemi di comunità montane, eccetera, che sono già presenti e operanti all'interno di alcuni poli. Vediamo quindi gli obiettivi principali di SBN Cloud. In estrema proprio sintesi, quindi, il progetto mira a rendere meno onerosa, sia in termini economici che operativi, la gestione tecnica per poli e biblioteche SBN. Soltanto abbiamo visto, insomma, che soltanto le istituzioni di grandi dimensioni e meglio strutturate dispongono e disporranno purtroppo sempre di più, diciamo, delle risorse necessarie a gestire in autonomia un sistema integrato orientato alla valorizzazione del patrimonio e all'erogazione dei servizi all'utenza. Le biblioteche di medie e piccole dimensioni rischiano l'emarginazione da SBN proprio a causa dell'insostenibilità di costi e di competenze. Quindi proponiamo questa architettura come servizio SaaS, Software as a Service, multi-tenant, direttamente erogato dall'ICU, quindi anche qui ci sarà un bel risparmio, direttamente quindi, avevo detto, erogato dall'ICU, in grado di ospitare anche singole biblioteche che trovano difficoltà, abbiamo visto, a entrare in un polo già costituito. Altro obiettivo, quello di dare maggiore impulso a quei servizi divenuti via via più richiesti dall'utenza finale, come quelli relativi alla gestione del digitale in tutti i suoi aspetti, dagli strumenti di metadatazione alla gestione dei servizi di fruizione del digitale. Per quest'ultimo aspetto abbiamo visto appunto che SBN Cloud utilizzerà il modulo apposito SBN Teca. Perché SBN in cloud? Ovviamente il cloud computing è un oggetto, diciamo, già da diversi anni di attenzione sempre più viva da parte delle amministrazioni pubbliche italiane, perché consente di migliorare l'efficienza operativa e di raggiungere anche significative economie di scala. Per SBN Cloud quindi l'adozione del paradigma del cloud computing è di fondamentale importanza, dal momento che è per sua natura orientato ad obiettivi di maggiore efficienza e fruibilità del servizio. E quindi noi, volendo offrire, diciamo, una gamma di servizi più ampia e allargare anche la platea degli utenti, ovviamente abbiamo ritenuto che le potenzialità che mette a disposizione il cloud, ovvero soprattutto la flessibilità, la robustezza, la scalabilità, fossero quelle appunto a noi più consone. Infine, rapidamente, perché poi passo la parola alle colleghe che ci faranno una rapida demo del prodotto, abbiamo detto che SBN Cloud sarà composto di servizi, ad esempio servizi per l'amministrazione del sistema, servizi per la gestione dell'iter, delle risorse e per appunto tutta una serie di servizi che anche attualmente SBN Web possiede, funzioni di servizio, quindi attenzione, quello anche che volevo precisare è che si parte da SBN Web, non si butta a mare tutto ciò che c'è, ma si migliora, si struttura e si offre una tecnologia migliore proprio per poter suddividere i microservizi, tutte le attività che al momento invece SBN Web svolge da solo, tutto insieme, diciamo. E sono stati aggiunti anche però altri servizi particolari che potranno essere di interesse anche per singole biblioteche, ad esempio un mini sito per biblioteca di polo, di rete rete di biblioteche, un portale, la funzione chiede al bibliotecario, un OPAC di biblioteca, l'accesso alle risorse digitali abbiamo visto, quindi ripeto, non un unico applicativo ma una serie di servizi in grado di svolgere quindi le più svariate attività e che potranno essere aggregate a piacimento. Quindi quelli che abbiamo visto sono i principali appunto servizi che verranno offerti, ce ne sono anche degli altri. E appunto la cosa, diciamo, che ci preme sottolineare è questa disponibilità a
diciamo, all'adesione solamente ad alcuni servizi e non a tutti. Ovviamente ci sono dei servizi core, come appunto le funzioni di catalogazione, dei servizi invece non core, che non hanno, non rivestono un interesse fondamentale per l'adesione ad SBN. Dopo questa brevissima panoramica, cedo la parola a Carla Scognamidi e Alice Semboloni, che ci faranno appunto vedere un pochino più nel dettaglio il prodotto. Grazie mille e cedo la parola. Buongiorno a tutti, sono Alice Semboloni e appunto, come ha introdotto la collega Maria Cristina Mataloni, oggi vi presenterò il portale SBN Cloud. Un attimo che condivido lo schermo. Benissimo. Allora, vi dicevo, appunto, il portale SBN Cloud nasce con la finalità di far conoscere il progetto e illustrarne i servizi, non solo perché il portale ha soprattutto lo scopo di migliorare la comunicazione tra l'istituto e gli operatori che sceglieranno di acquisire i servizi di SBN Cloud. E infatti sul sito sarà possibile gestire tutte le fasi di adesione al servizio, sin dalla richiesta di semplice informazione alla richiesta poi di convenzione, fino alla registrazione e poi all'accesso all'area riservata per la gestione del polo. E il portale di SBN Cloud verrà pubblicato online a partire da gennaio 2022. Adesso è disponibile una versione di test, e solo come struttura, e i contenuti delle pagine saranno definiti nei prossimi mesi. Il sito è stato realizzato nel rispetto delle linee guida di design dei servizi digitali della PA, pubblicato da Agid. Attraverso il portale sarà possibile conoscere il progetto e le modalità di adesione attraverso un'area dedicata, ma anche conoscere l'offerta. Un'offerta che appunto, come aveva già illustrato la collega Maria Cristina Mataloni, sarà altamente modulare. Oltre ai tradizionali servizi in colloquio con l'indice, infatti, il cloud offre una serie di opzioni aggiuntive che possono essere scelte in base a delle esigenze specifiche. Ad esempio, sarà possibile scegliere servizi quali il minisito, la teca digitale, tutti i servizi nuovi che illustreremo più nel dettaglio nel corso di questa presentazione. E ci sarà inoltre, sempre nel portale, una sezione dedicata alla pubblicazione di documentazione di supporto
come ad esempio tutorial e altra manualistica o documentazione tecnica. A chi è rivolto? SBN Cloud rivolge servizi non solo ai poli, ma anche ad altre aggregazioni di biblioteche, come alle reti di biblioteche all'interno di un polo, e alle singole biblioteche. Il sistema infatti consentirà anche l'adesione di biblioteche che non aderiscono a poli già esistenti sul territorio, ma che avranno come riferimento diretto il nostro istituto. Questo per rendere possibile l'adesione a SBN da parte di biblioteche che per varie ragioni trovano difficoltà ad entrare in poli già costituiti. Dal portale sarà possibile effettuare la registrazione per richiedere l'adesione e quindi accedere ai servizi. Una volta registrato, l'utente potrà gestire tutte le funzionalità da un'unica dashboard che garantisce una totale autonomia e dove sarà possibile gestire tutte le fasi di adesione al servizio, dalla richiesta di convenzione fino alla gestione del polo e quindi la gestione della tenancy, che sostanzialmente è la porzione di cloud. Con la stessa utenza sarà possibile operare a livello di polo, ma anche a livello di biblioteca, perché l'utenza sarà unica e gestita con più profili, con diversi ruoli sostanzialmente, e con lo stesso account quindi è possibile cambiare contesto di lavoro. A questo punto passo la parola alla collega Carla Scognamiglio, che invece vi illustrerà l'applicativo SBN Cloud e in particolare gli aspetti di novità rispetto a SBN Web. Allora, comincio da gestione bibliografica. La novità è che naturalmente la base dati di riferimento sarà quella del cloud, quindi i poli e le biblioteche che entreranno nel cloud condivideranno, diciamo, tutti gli elementi, tutti i record condivisi del catalogo. Gli elementi locali ovviamente rimarranno tali. Quindi le operazioni di cattura dei record si renderanno necessarie soltanto per quegli elementi che non verranno reperiti all'interno del catalogo allargato di SBN Cloud. L'indice si attrezzerà per riconoscere l'aggregazione dei poli e gestirà gli allineamenti in maniera diciamo centralizzata. Questo per quanto riguarda, diciamo, la gestione bibliografica. Per quanto riguarda la semantica, qui ci sono parecchie novità. Verrà introdotta, infatti, anche per l'authority soggetti, la gestione della localizzazione per gestione, ovvero quell'informazione di servizio che consente l'allineamento dei soggetti e delle soggettazioni alle modifiche intervenute in indice, analogamente a quanto avviene per gli elementi degli authority, nomi e marche. Allora, naturalmente ciò vale, cioè l'allineamento delle entità soggetto vale soltanto per i soggetti inviati e condivisi con l'indice e creati a partire dal nuovo soggettario della BNCF. Le regole relative alla soggettazione, in particolare quelli che fanno riferimento alla gerarchia, sono rimaste le stesse. Rimane naturalmente la possibilità di lasciare il soggetto a livello solo locale. La modifica del descrittore che viene propagata a tutti i soggetti che contengono quel descrittore sarà possibile a partire da un'abilitazione specifica. L'Istituto ha voluto spingere nel senso dell'adozione del nuovo soggettario della BNCF. Lo strumento, infatti, il Thesaurus, sarà precaricato nell'applicativo, completo dei termini collegati e aggiornato periodicamente, semestralmente, per recepirne
tutti gli eventuali aggiornamenti. La creazione della stringa di soggetto sarà quindi facilitata dalla disponibilità del thesaurus integrato e più controllata, ci saranno dei controlli che guideranno e fermeranno il catalogatore nel caso di scelta di termini non coerenti con il tesauro. Allora, per quanto riguarda i periodici, la gestione dei periodici è stato, vado più velocemente, è stato il Cardex di biblioteca, lo schedone, sarà appunto di biblioteca e non più di polo. E la condivisione della descrizione dei fascicoli a livello di polo in passato ha creato qualche problema, in particolare nella gestione della cancellazione dei fascicoli legati ad ordini e inventari di altre biblioteche rispetto a quella della biblioteca operante. Abbiamo quindi optato, considerata anche l'estrema facilità con cui è possibile creare fascicoli massivamente a partire dal modulo previsionale, per una gestione del Cardex limitata alla biblioteca. Un'altra novità è la possibilità di collegare il digitale al singolo fascicolo. Se il singolo fascicolo infatti viene descritto nel Cardex, sarà possibile agganciare il digitale composizione semiautomatica del SICI, ovvero del simil SICI, quindi di un numero identificativo del fascicoli, potrà utilmente contribuire alla metadatazione del fascicolo stesso, creando l'alberatura per la fruizione del digitale a partire dalla selezione sul front end dell'anno, del mese, del giorno del fascicolo. Allora, per quanto riguarda le acquisizioni, la procedura relativa agli acquisti e alla gestione delle digitalizzazioni è stata complessivamente migliorata. In particolare tutte le comunicazioni con il fornitore, dalla lettera d'ordine ai solleciti, sono gestite dal mail server del sistema. L'archivio fornitori sarà di biblioteca e non più di polo, a evitare il proliferare di duplicazioni. Per quanto riguarda i servizi, il sistema continuerà a gestire i lettori, i servizi agli utenti, mi riferisco al servizio agli utenti, il sistema continuerà a gestire i lettori e le relative categorie di autorizzazione. Continuerà a far interagire il lettore con il sistema per inserire suggerimenti di acquisto, richieste di servizio e di prenotazione posti in biblioteca. Gestirà le prenotazioni, le richieste di proroghe, le giacenze, solleciti. Sarà in grado di produrre registri di prestito e di altri servizi e di estrarre statistiche. Una novità, come già faceva il precedente il SBN Web. La novità che abbiamo introdotto è una semplificazione della configurazione. In SBN Web bisogna per la configurazione dei servizi di biblioteca partire da zero, quindi parametrizzare a partire dall'assenza di qualsiasi parametro. Quindi non bisognerà più definire i passi dell'iter, i vari controlli, perché verrà applicato al momento della creazione di una nuova biblioteca un template che potrà però naturalmente essere successivamente modificato dalla biblioteca per venire incontro a esigenze diverse. Un'altra semplificazione: gli avanzamenti delle attività e dei passi dell'iter potranno essere fatti direttamente dalla lista sintetica dei movimenti e non più soltanto dal dettaglio.
viene introdotta, diciamo, il concetto di sede, la biblioteca potrà fornire l'indicazione di un'altra sede rispetto alla principale per la fruizione dei propri servizi. Viene introdotto anche viene introdotta la gestione del sistema metropolitano tra biblioteche che vorranno condividere i servizi di prestito. La gestione del sistema metropolitano sarà possibile su più biblioteche o più sedi della stessa biblioteca. La prenotazione del posto in sala, diciamo, da remoto, che era già stata sviluppata per SBN Web, l'abbiamo, diciamo, conservata e anzi ampliata, perché sarà possibile prenotare, diciamo, contestualmente più posti in sala. Facciamo riferimento alla prenotazione di classi di studenti per visite all'interno della biblioteca. Un'altra novità è quella della migliorata funzionalità di interazione con sistemi, diciamo, dispositivi esterni di controllo delle entrate e delle uscite, lettori di tessere oppure tornelli. Naturalmente per questo saranno, diciamo, disponibili statistiche ed elenchi relativi agli accessi. Naturalmente ampia possibilità di produrre diverse tipologie di registri in formato tabellare e elaborazione di statistiche e monitoraggio dell'attività di biblioteca. Allora, adesso, diciamo, io vi ho parlato delle novità, mentre invece tornerà la mia collega Alice Semboloni per parlarvi dei nuovi servizi. Quindi, in sostanza, SBN Teca, OPAC e Minisito. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Riprendo la parola appunto per mostrarvi quelli che saranno i nuovi servizi messi a disposizione dal progetto SBN Cloud, e in particolare parto con la SBN Teca. SBN Cloud sarà integrata infatti con un servizio di Teca digitale che prenderà il nome di SBN Teca, e che consentirà la gestione centralizzata di diverse versioni e diverse tipologie di oggetti digitali. E attraverso l'integrazione con il gestionale sarà semplificata l'attività di metadatazione, in quanto i dati descrittivi sono recuperati dal catalogo, i dati strutturali e amministrativi saranno creati e gestiti nel DAM. E quindi, riguardo poi ai progetti di digitalizzazione, sarà possibile effettuare procedure di riconoscimento e metadatazione massiva degli oggetti digitali. E d'altra parte sarà anche possibile comunque collegare puntualmente singoli oggetti digitali a partire dal gestionale, e con la possibilità anche di, nel caso di digitalizzazioni parziali, di indicare lo specifico contenuto, come ad esempio appunto la copertina o il frontespizio e via dicendo. Se la biblioteca o il polo decide di non utilizzare la Teca integrata, quindi questo servizio di SBN Teca, può comunque continuare a collegare il digitale che risiede nella propria Teca, inserendo il collegamento alla URL, così come avviene attualmente per SBN Web. E quindi è garantita comunque la possibilità nel gestionale di collegare le risorse digitali presenti su Teca esterne. Un altro servizio che verrà messo a disposizione da SBN Cloud è il minisito di polo o di biblioteca. Nasce questo servizio dall'esigenza di fornire alle biblioteche e ai poli uno strumento semplice per comunicare all'utenza i propri servizi e le proprie attività.
Il CMS permette all'istituzione di comporre in autonomia il proprio sito istituzionale in modo semplice, secondo una struttura di contenuti in un layout grafico prestabilito, con l'uso di due template già predisposti, appunto distinti se si tratta del sito di un polo o di una biblioteca. E un aspetto interessante del minisito, di questo servizio, è il fatto che il sito sarà integrato con il gestionale, per cui in particolare sarà possibile recuperare dati dal gestionale senza doverli riscrivere sostanzialmente. In particolare si potranno recuperare dal gestionale i dati delle biblioteche e con il recupero delle coordinate rappresentarle anche su mappa. L'anagrafica delle biblioteche di SBN Cloud, a sua volta, sarà recuperata direttamente dall'anagrafe delle biblioteche italiane, gestita dall'IQU, attraverso un servizio di API che adesso è in test, ma che verrà messo presto a disposizione anche dei sistemi esterni. Si tratta di un'importante semplificazione, perché il polo, appunto, dicevo, non dovrà riscrivere i dati, ma soprattutto questa soluzione spingerà nella direzione di una gestione centralizzata dei dati che andrà ad alimentare l'aggiornamento dell'anagrafe gestita da IQU, non solo a beneficio dei servizi informativi all'utenza, ma anche della condivisione dei dati, dati di qualità. I dati di anagrafe, ricordiamo che sono pubblicati come open data sul nostro sito, oltre che sul portale dati.gov, in più, appunto, come vi accennavo prima, è stato sviluppato anche un servizio di API che adesso è in test e che verrà rilasciato nel corso di quest'anno. Colgo l'occasione, sempre riguardo all'anagrafe, per sottolineare l'importanza del costante aggiornamento dell'anagrafe centrale dell'IQU. E vi chiediamo pertanto di segnalarci sempre eventuali correzioni da effettuare sulle anagrafiche delle biblioteche. E vi informo inoltre che proprio questa settimana l'anagrafe IQU è stata aggiornata con i dati dell'indagine Istat 2020 sulle biblioteche aperte al pubblico, un'indagine condotta in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali, il Ministero della Cultura, le Regioni e le Province Autonome. E grazie all'ampia partecipazione delle biblioteche all'indagine è stato possibile aggiornare in anagrafe circa più di 7.000 schede di biblioteche. E, con l'aggiornamento è stato anche effettuato un intervento evolutivo sulla base dei dati e sono state aggiunte nuove informazioni come una più dettagliata descrizione degli spazi destinati al pubblico, la presenza del Wi-Fi e altri servizi disponibili come quello del prestito digitale. È stato effettuato anche un ulteriore sviluppo, dando la possibilità agli operatori di anagrafe di inserire un breve testo descrittivo per illustrare la biblioteca ed è stata anche migliorata la sezione dei fondi con un ampliamento del campo descrittivo. Questo appunto in funzione di una valorizzazione dei dati delle biblioteche a cui tra l'altro verrà dedicato un canale specifico nel nostro portale Alfabetica. Riprendendo, diciamo, chiudendo questa parentesi, riprendendo l'argomento del minisito, sempre grazie all'integrazione con il gestionale sarà possibile anche recuperare e richiamare i dati del catalogo per gestire la vetrina delle nuove accessioni o percorsi di lettura, suggerimenti di lettura che si vorranno pubblicare sul sito. E inoltre sarà possibile anche integrare il sito con un modulo specifico, chiede al bibliotecario, un modulo che già era stato sviluppato per SBN Web e collegato all'OPAC e che adesso sarà possibile collegare a questo nuovo servizio. Un modulo che appunto servirà all'invio e alla gestione delle richieste di informazione degli utenti. E chiudo appunto mostrandovi quello che diciamo un ultimo servizio che verrà messo a disposizione da SBN Cloud. Non è in realtà un servizio nuovo perché lo metteva già a disposizione SBN Web, però è stato ampiamente migliorato
e in particolare è stata migliorata la pubblicazione, la modalità del servizio, appunto il servizio di OPAC, di Polo o di biblioteca. È stata migliorata la pubblicazione delle notizie, in quanto diciamo, a quella tradizionale tramite file Unimark, con un aggiornamento appunto programmabile, è stata data anche la possibilità di una pubblicazione della scheda in modo puntuale, real time, all'inserimento di nuove collocazioni. È stata anche migliorata la visualizzazione del digitale. Chi utilizzerà appunto la Teca SBN potrà utilizzare il viewer di Mirador. E poi in particolare è stata anche migliorata la visualizzazione del digitale per quanto riguarda le pubblicazioni periodiche, con una ricostruzione dell'alberatura del periodico e delle digitalizzazioni disponibili a livello di record. Inoltre nell'OPAC sarà possibile visualizzare indicazioni più precise sul contenuto della digitalizzazione, come ad esempio, come vi avevo accennato prima, se si tratta di una copertina, di un indice della risorsa, di un frontespizio. L'OPAC sarà inoltre arricchito da tutte quelle ulteriori informazioni e classificazioni che sono state implementate nel gestionale, come appunto l'accessibilità, l'indicazione dell'accessibilità e l'indicazione della fascia d'età, che saranno esportati per la loro visualizzazione sull'OPAC locale. A questo punto, terminato la mia presentazione, vi ringrazio tutti per l'attenzione e lascio lo spazio per le domande. Sì, risponderemo a breve alle vostre domande. Giulio, quando vuoi. Ok, eccomi di nuovo io, cercherò insomma di rispondere ad alcuni dei quesiti posti su Alfabetica. Intanto volevo precisare che Alfabetica appunto lavora con i dati reali dell'indice, per cui diciamo come nel caso della carta geografica che è stata catalogata come testo, quello è un dato reale, anche se abbiamo diciamo oscurato insomma il bid, ma credetemi, un dato reale. Se è presente una duplicazione della manifestazione da appunto catalogare, o se è presente, come mi si chiedeva, un legame sia alla collana sia al periodico, in Alfabetica troveremo la medesima duplicazione. Per questo diciamo la nostra raccomandazione ad una corretta catalogazione. Un'altra domanda, cerco di diciamo, accorparle insomma tutte quelle per tipologia. Diciamo, se una scheda possiede i criteri, se un record possiede i criteri per essere inserita in una certa box, lo ritroveremo all'interno della box specifica. Se no, in ogni caso, visto che parliamo dei dati reali dell'indice e io conosco il titolo di quel volume che voglio consultare, dal canale generale comunque io riesco a recuperare il titolo. Sul discorso della soggettazione, dell'importanza della soggettazione in indice, proprio per questo abbiamo evidenziato diciamo, l'importanza che sta dando anche il nostro istituto, ancor prima no, della costituzione di Alfabetica, alla corretta soggettazione in indice tramite appunto
l'invio massivo dei soggetti tramite, diciamo, il rinnovo della gerarchia dei poli soggettatori, e ultima, diciamo, anche con la redazione delle linee guida per la corretta soggettazione in indice. Per cui, ecco, questi sono gli strumenti che dal canto nostro possiamo mettere a disposizione della comunità per la corretta soggettazione. Poi, diciamo, sta anche a voi, insomma, no, quella di cercare il più possibile di condividere con il sistema centrale i vostri soggetti e la vostra semantica. E qualcuno di voi, diciamo, osservava giustamente che nel tag Unimark 105 è presente, diciamo, la possibilità di indicare se quella risorsa è per ragazzi o si tratta di un fumetto. Questo ovviamente è uno dei criteri che noi abbiamo utilizzato, non l'ho detto perché appunto non ho elencato tutti i criteri, ma non l'ho detto anche perché, diciamo, questo purtroppo, essendo un dato facoltativo, viene, diciamo, inserito molto poco. Per questo ancora una volta, prima in fase di presentazione, mi sono premurata di raccomandare quanto più possibile una catalogazione completa, anche quando non sono campi obbligatori. Cioè, che il campo sia facoltativo non significa che è facoltativo, quindi non lo inserisco. È facoltativo, quindi il sistema non dà errore se salvo la scheda senza inserirlo, però, come è stato notato, se lo inserisco, diciamo, ne guadagna il sistema e quindi la comunità. Riguardo il campo 106 con l'indicazione dei libri in braille, anche quello, insomma, è un dato che conoscevamo, ma questo invece, diciamo, non è ancora presente in indice, ma non viene neanche scaricato in OPAC il 106, ma come ha già presentato la mia collega Alice Semboloni, no, quando presentava SBN Cloud, in fase di catalogazione in SBN Cloud stiamo, diciamo, data l'importanza dell'argomento, abbiamo previsto anche una tabella per i poli a livello locale e appunto di questi codici di accessibilità, e quindi per il braille, per l'alta accessibilità e per la lettura aumentativa. Riguardo alle procedure di condivisione dei dati dei soggetti in indice, la domanda posta credo dal Polo Via, al momento le procedure sono quelle, appunto, quelle massive che sono, diciamo, state, insomma, già implementate da poco, e poi, insomma, quelle dell'attività ordinaria. Riguardo, diciamo, qualcuno chiedeva come al momento riusciamo ad implementare la box del canale dei libri accessibili, visto che appunto il campo Unimark non è al momento implementato, diciamo, il criterio è quello, uno dei criteri è quello di prendere in nota quei libri in cui è scritto testo in braille, libro in braille, oppure libro ad alta accessibilità, oppure con il nome del font. Ecco, abbiamo considerato diversi criteri, abbiamo fatto anche uno studio su quali editori e quali collane fossero dedicate a questo tipo di disabilità. Per cui anche qua, se c'è una corretta catalogazione in tutti i campi, comprese le note in cui vanno specificate queste cose, Alfabetica riuscirà a inserire nelle box corrette le singole risorse. Ok, lascio la parola a Elena Ravelli, che risponderà per altri settori. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, io volevo rispondere a 2 o 3 domande che ci sono state poste. La prima, quella di Libera Marinelli, che ci chiedeva se le biblioteche dei poli continueranno a implementare sia l'indice che Edit che SBN. Allora, fermo restando che le 3 banche dati hanno delle strutture di dati diversi, rispondono a finalità diverse, continueranno comunque a mantenere una fisionomia diversa, va detto che il vantaggio di questo sistema è ovviamente è che
sulle entità che saranno condivise, ovviamente basterà lavorare solamente in indice. I catalogatori di SBN manderanno le notizie in indice e ovviamente non ci sarà un allineamento, abbiamo detto, perché le banche dati specialistiche non possono allinearsi all'indice SBN in quanto lavorano a livello 3. Tuttavia ci sarà un sistema per cui sia Edit che MOL andranno a interrogare l'indice e prendersi le notizie che riterranno opportuno portare nelle proprie banche dati. Va detto che ovviamente avendo strutture diverse ci saranno degli elementi che stanno solamente in Edit 16 per esempio e non stanno in OPA, che su quelli voi ce li dovrete comunicare direttamente per Edit 16, per esempio le immagini, o per esempio quelle informazioni che sono peculiari di Edit 16, come alcuni campi, per esempio, presenti nell'archivio tipografi, l'indicazione dell'indirizzo o dell'insegna del tipografo che non sono in SBN, ovviamente li dovrete comunicare direttamente ad Edit 16. L'altra domanda riguardava le posta dal Polo Via sulle deduplicazioni. Magari se ci date una mano per noi è lavoro risparmiato, perché noi proveremo a fare un lavoro di pulizia, lo stiamo già provando a fare, stiamo cercando di individuare degli algoritmi per fare una pulizia preliminare, però sapete benissimo che ci saranno sempre delle casistiche che sfuggono a qualsiasi algoritmo e quindi se voi ci venite incontro per noi sarà sicuramente molto utile. E ovviamente voi ci dovete comunicare le duplicazioni presenti soprattutto in indice, perché il grosso del problema è in indice, in parte in manus. E per la domanda invece di Monica Ferrarini sulla soggettazione dell'antico in indice, vi volevamo dire già da un po', ve lo comunicheremo a breve, che vorremmo partire con la sperimentazione dei soggetti per il materiale cartografico in indice, cartografico antico ovviamente. Sul resto diciamo che ci stiamo pensando, è interessante, certo non è diciamo la nostra priorità. Sarebbe molto buono catalogare l'antico in SBN perché manca ancora tantissimo materiale antico in SBN, ovviamente se poi riusciamo a metterci anche i soggetti tanto meglio. Va bene, adesso passo la parola credo a Marco Scarbaci per non so a cosa deve rispondere. Ciao a tutti. Allora tocca a me. Ok. Allora, in prima istanza, anche io risponderò a qualche domanda. A chi chiede se il MAG verrà mantenuto solo per la compatibilità con i metadati preesistenti o se si pensa di continuare a utilizzarlo, rispondiamo sicuramente che il MAG non verrà dismesso, quindi potrà essere utilizzato anche per metadati risorse nel futuro. Diciamo, l'utilizzo dell'IQ del MES SBN è volto diciamo ad ampliare la comunità di enti e di istituzioni che possono prendere parte al progetto e quindi diciamo si dà la possibilità di metadatare le risorse tramite anche un altro schema. Tuttavia appunto come dicevo prima il MAG non verrà dismesso e potrà essere utilizzato sia per l'invio delle risorse all'aggregatore digitale che per l'invio dei metadati gestionali all'SBN Teca. Un'altra domanda, se è prevista
la presentazione, diciamo, come verranno presentati i contenuti digitali audiovisivi in SBNTeca. Diciamo che questa domanda riguarda una parte che stiamo ultimando dell'analisi rispetto al viewer. Sicuramente gli oggetti digitali audio e video saranno visibili sul visualizzatore del sistema. Tendenzialmente stiamo cercando di rappresentare tutte le funzionalità del viewer attuale di Internet Culturale, aumentandolo, diciamo, con le funzionalità in più che un viewer IIIF può garantire. Poi si chiede se è previsto nelle varie teghe un programma OCR che trasformi i dati digitali in dati testuali. Anche qui siamo nella fase finale di valutazione e stiamo valutando se consentire al sistema generale, diciamo, di Alfabetica, di generare on the fly l'OCR, o se consentire la creazione, diciamo, di questi dati direttamente alle teche. Come dire, la scelta di farlo fare on the fly al sistema è nell'ottica di alleggerire un po' anche l'attività che dovrebbe essere svolta da un'istituzione. Quindi abbiamo capito che si potranno condividere con SBNTeca direttamente gli oggetti digitali collegati alle notizie bibliografiche. Quelli già collegati finora verranno recuperati in automatico oppure dovranno essere recuperati con caricamenti massivi su richiesta del polo interessato. Diciamo, per quanto riguarda le risorse che sono all'interno della TD, della teca digitale dell'ICU, ci sarà una migrazione, insomma, dalla teca dell'ICU all'SBNTeca, quindi in quel caso non sarà necessario, è un'operazione fatta una tantum. Poi, appunto, come si diceva in precedenza, io utente dell'SBNTeca centrale, se ho un singolo oggetto digitale, un singolo dataset legato a una sola notizia catalografica, posso caricare direttamente le risorse digitali sulla teca e l'attività, diciamo, di metadatazione viene fatta dal sistema, tranne l'attività di creazione della parte strutturale, che in quel caso viene fatta, tra virgolette, manualmente dall'utente, anche se avrà comunque dei tool all'interno della teca che gli permetteranno di farlo in modo più rapido. Ce n'era un'ultima. Scusate, sto scorrendo un attimo l'elenco delle domande. C'è una domanda: sono previste possibilità di dialogo fra gestionari di polo diversi da SBN Cloud ed SBN Teca? Diciamo, se ho compreso bene la domanda, in questo caso si potrà colloquiare, diciamo, col sistema di Alfabetica o tramite l'aggregatore digitale. Quindi, se questa istituzione possiede già una teca, dialogherà in prima istanza con l'aggregatore digitale inviando metadati e immagini o soltanto metadati e poi l'aggregatore digitale dialogherà con Alfabetica. Altrimenti
potrà usufruire del servizio di SBN Tech Remota, che a sua volta comunque dialogherà in prima istanza con l'aggregatore digitale. Per il momento credo di aver risposto alle domande presenti, comunque per ulteriori domande restiamo a disposizione, insomma, per ulteriori chiarimenti. A questo punto passo la parola, credo, ad Alice, ringrazio tutti per l'ascolto. Rieccomi di nuovo, giusto per rispondere a qualche domanda e poi le altre risponderemo poi successivamente. E, forse è arrivata una domanda del Polo League sull'anagrafe delle biblioteche, forse ho risposto già in effetti nel corso della mia presentazione. Comunque sarà previsto un servizio, è stato messo a punto un servizio di API, configurabili ai servizi esterni, per cui sostanzialmente con abilitazioni specifiche sarà possibile recuperare i dati dell'anagrafe. Questo appunto sempre sono state sviluppate ovviamente per alfabetica, ma in ottica di condivisione dei dati, una sempre maggiore condivisione dei dati che vengono aggiornati a livello centrale, e appunto questa sarà un'ottima occasione per la valorizzazione dei dati delle biblioteche e il loro uso, il loro riuso. E, un'altra domanda che riguardava il cloud del polo MDA, ci chiedevano se appunto i servizi erano parametrizzabili sia per le biblioteche che per i poli, la risposta è affermativa. E invece un altro polo, il polo BCT, ci chiedeva se era possibile configurare, catalogare per un sistema di più biblioteche, e questa modalità era già prevista da SBN Web e anche appunto in SBN Cloud è possibile la configurazione di un centro sistema. Un'altra domanda veniva dal polo RL1 e, riguardo alle biblioteche che appunto diciamo hanno altri gestionali, potranno aderire ovviamente al nuovo applicativo, ma dovranno essere effettuate ovviamente delle procedure di import dei dati. E poi in ultimo, qui concludo perché siamo un po' stretti con i tempi, e riguardo un'altra domanda, Tozero ci chiedeva la roadmap, e, a titolo orientativo possiamo dirvi che il cloud dovrebbe entrare in servizio a gennaio 2022, con la possibilità di prenotare le attività di import per i poli già costituiti che vorranno passare a SBN Cloud. E la piena operatività la prevediamo comunque per maggio-giugno 2022. E per alfabetica invece la pubblicazione sarà a giugno 2021. Con questo ho terminato, passo la parola al collega Egidio Incelli. No, dottoressa Butto. Ah, ok, dottoressa Butto, scusate. Allora, eccomi qua. Io so che dobbiamo chiudere e quindi veramente ho il piacere di ringraziarvi, di in qualche maniera di aver reso possibile, sia pure in questa modalità un po' mortificante, a distanza e mascherati, un dialogo che ho percepito come un dialogo vivo e interessato e che quindi mi sostiene molto in questa nostra fase di rinnovamento, di maggiore contatto con voi. Anch'io ho scorso rapidamente le domande, non a tutte siamo riusciti a rispondere, lo faremo senz'altro, organizzeremo una risposta, la pubblicheremo, sarà inviata a tutti voi. Mentre le scorrevo ho visto che qualcuno ha chiesto una piccola notizia a proposito di Movio.
Mi fa piacere confermare che Movio è un sito che ha la sua fortuna, ma anche la sua stabilità, nel senso che è molto richiesto. In alcuni ambienti in maniera molto, diciamo, molto frequente, per esempio le scuole, in generale chi svolge compiti di didattica. Abbiamo un'apposita convenzione con l'Università di Roma Sapienza, perché utilizza Movio a fini didattici per la raccolta di informazioni per l'apertura di siti di carattere letterario o scientifico. Quindi è un sito che alimentiamo e che, no, appunto, posso confermare anche con piacere che non è in dismissione. Anche recentemente la Direzione Generale Biblioteche ha chiesto a noi dell'ICCU di fare un progetto in favore di una decina, 12 biblioteche pubbliche statali per un'operazione, un progetto di catalogazione e digitalizzazione e pubblicazione di una mostra virtuale su Movio e condivisione dei contenuti digitali realizzati in questa maniera con il portale Europa Europeana. Per cui, diciamo, è anche grazie a queste iniziative della Direzione Generale che noi abbiamo avuto anche un piccolo finanziamento apposito per rinforzare Movio e perché possa accogliere sempre nuove risorse. In più, in alfabetica, come sapete, Movio sarà tenuto in considerazione perché abbiamo visto un canale mostre, e avendo previsto un canale mostre è evidente che il portale, come dire, afferente, alimentatore, chiamiamolo come volete, non può non essere Movio. Quindi, insomma, ci tenevo a fare questa piccolissima precisazione, e però soprattutto la cosa che mi preme di più è ringraziarvi, mantenere vivo, aperto il dibattito, il dialogo, la condivisione, lo scambio con voi, e quindi finiremo di rispondere, ora i tempi stringono, ma finiremo di rispondere a breve, a brevissimo, a tutte le vostre richieste e anche magari suscitandone delle altre che sono bene accette. E vi ringrazio tantissimo della vostra partecipazione. Un caro saluto a tutti e a presto.